Ciao a tutti e bentornati su CryptoGames Italia, il canale interamente dedicato al mondo dei videogiochi su blockchain. Oggi parleremo di un nuovo gioco per dispositivi mobili che sfrutta la tecnologia blockchain e gli NFT, creato da X Legend Entertainment Co. e pubblicato da Outer Gaming, un MMORPG che ci catapulta in un mondo medievale immaginario dove una calamità si sta diffondendo senza sosta. Il protagonista, guidato da Merlino, partirà per una missione al fine di scoprire la verità sulla calamità e addirittura sul Santo Graal. Una delle caratteristiche più interessanti di Honor of Heir sono le emozionanti battaglie di squadra e il sistema sociale. I giocatori possono iniziare come ranger, guerriero o elementalista e a seconda del loro stile di combattimento e delle armi preferite, diventare maestri di qualsiasi classe. Come nella maggior parte degli MMORPG, c'è sempre una classe dedicata all'attacco a distanza, ed è esattamente quello che fa il Ranger, che è equipaggiato con archi in grado di infliggere grandi danni dalla lunga distanza. Quello che è interessante del Ranger in questo gioco, tuttavia, è che non è completamente inutile se si trova coinvolto in uno scontro ravvicinato, in quanto è anche equipaggiato con lame corte. Ciò che ci è piaciuto di più del guerriero è che, nonostante infligga una grossa quantità di danni, è anche un po' una classe tank, in quanto è ottimo per assorbire i danni. Raccomandiamo quindi questa classe ai principianti del gioco, perché è molto semplice da padroneggiare ed è una classe bilanciata in generale. Per completare la trinità di tutte le classi MMORPG c'è naturalmente l'elementalista, sostanzialmente un mago. L'elementalista funziona come un ottimo supporto mentre infligge anche alti danni ad area. La cosa realmente interessante è che una volta scelta la classe, i giocatori comunque non sono vincolati ad utilizzare solo quella tipologia di combattimento. Ed inoltre, il sistema delle pietre d'anima permette ai giocatori di acquisire ulteriori abilità di combattimento indossandole, creando combinazioni spettacolari di diverse filosofie di battaglia, utilizzando abilmente le abilità della propria classe e delle pietre dell'anima. Il titolo offre anche un sistema sociale intrigante che permette ai giocatori di fare amicizia rapidamente, trovare l'amore e persino sposarsi con altri giocatori online. Inoltre, con il sistema di gilde, i giocatori con interessi simili possono formare un ordine e possedere un proprio territorio unico, affrontando anche potenti mostri per ottenere ricompense. Honor of Heirs ha anche stretto una partnership con Wemix, creando un sistema di scambio di valute di gioco con un token chiamato Onko, che offre ai giocatori maggiore flessibilità nelle transazioni e in altri elementi di gioco. Il titolo si presenta solido e quindi abbiamo deciso di tenerlo d'occhio per vedere come si evolverà in futuro. Sicuramente un valido esponente degli MMORPG in ambito mobile. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Bene ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale. Nel caso in cui non vi fosse piaciuto, invece, lasciateci comunque un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!